Salve, siamo qui a San Giorgio a Cremano con il dottor Roberto Falbo. È bene che sia lui stesso a raccontarci dove ci troviamo, perché praticamente non si utilizzano i medici di base direttamente per vaccinare i campani, e anziché ricorrere praticamente a strutture, diciamo, polivaccinali, specialistiche e cose. Cioè, perché non si utilizzano, diciamo, le unità territoriali di base? Quindi dare 10 vaccini ad ogni medico al giorno e quindi praticamente, come dire, accelerare in questo modo la fase vaccinale, è vero? Intervento. Il mio semplice ragionamento è un discorso di tipo aritmetico, quindi incontrovertibile. Se ci sono 42.000 medici di base in Italia, se noi diamo 10 vaccini, come ha detto lei, ai medici, abbiamo la possibilità di avere 420.000 vaccinazioni al giorno, cioè significa da soli rispondere ai famosi 500.000 vaccini segnalati dal capo della protezione civile, perché con i numeri che abbiamo, e ora siamo già che sono passati un mese circa, in cui i sindaci territoriali con i vertici aziendali e i sindacati hanno organizzato queste strutture, i numeri danno dei numeri che sicuramente per vaccinare una popolazione come San Giorgio ci vorranno circa 2 anni. Dottor, allora, oggi, fino ad oggi, quanti vaccini avete inoculato? Zero, perché non ne ho avuto neppure uno. Ho ricevuto l'ultima PEC da parte dei dirigenti dell'ASL, che mi chiedevano la disponibilità di poter vaccinare e di poter organizzare le vaccinazioni domiciliari, che a tutt'oggi non sono state mai fatte. Allora, dottor Falbo, quindi dicevamo che qui ci sono anche frigoriferi per conservare i vaccini, ma la cosa assurda è che fino adesso avete effettuato 0 vaccini, perché 0 vaccini vi sono arrivati. Quindi, ecco, quindi entriamo. Qui, come previsto, in porta chiusa con la serratura. Ecco. E potete vedere che... Allora, il frigo è qui, a porte chiuse, ma vedete che apriamo il frigo ed è completamente vuoto. Come vi ho indicato prima, io avevo fatto una richiesta per avere questo vaccino profilassi presso il mio studio. Il 28/3 mi arriva la segnalazione di ulteriore richiesta di disponibilità, tutto ok. Però il problema è che quando si muove la macchina organizzativa, sindacale, politica e istituzionale dell'ASL, si propende a utilizzare una scelta strategica alternativa a quelli degli studi medici di medicina generale, perché c'è una dichiarazione che ovviamente io qui agli atti, perché non mi permetto per abitudine di parlare senza avere documentazioni inerenti ai fatti, nella quale viene ad essere stabilito inadeguato gli studi di medicina generale, perché non rientrano negli standard previsti dall'articolo 36. Ma questo 36 di quale legge? Della nostro accordo nazionale e dell'AIR regionale. Questa situazione è vero è solo in minima parte, perché se noi abbiamo il mese di settembre 2019 stabilito che esistono le AFT ed esistono queste sede uniche, come dovrebbe essere la mia, anche le altre, queste sedi sono state istituzionalizzate per dare dei servizi alternativi ai cittadini, e ovviamente tra i servizi essenziali è rappresentata la vaccinoprofilassi, tant'è vero che noi da decenni
facciamo le vaccinazioni antinfluenzali. L'abbiamo fatto pure l'anno scorso in modo abbastanza veloce ed efficace. E quindi sembra strana questa presa di posizione del sindacato. Quindi vorrei che qualcuno dei preposti a cui va la mia richiesta faccia dei controlli, perché se si stabilisce che non esistono queste sedi uniche valide, e allora le AFT non esistono, allora è inutile sbandierare queste innovazioni territoriali se poi non hanno una loro reale realizzazione e incidenza. Dottore, allora quali sono i medici che ne sono? Sono 10 medici di medicina generale. Che sono però di San Giorgio a Cremano. Sì. Quindi in effetti ovviamente no, a San Giorgio a Cremano quanti medici di base ha? Diciamo che non arriva a 40. Quindi in effetti sarebbe un quarto, quindi sarebbe sì, il 25%. Ma io ho fatto i calcoli, sarebbero 15.000 abitanti. Sì, però in effetti se ci sono 40 medici e ne sono 10, stiamo a un quarto, quindi sì, un quarto, il 25% sì, della popolazione sì, di San Giorgio a Cremano. Sì. Quindi il 25% della popolazione di San Giorgio a Cremano potrebbe tranquillamente essere vaccinata qui in questo centro tranquillamente, quindi chi vuole vaccinarsi mentre telefona al suo medico di base sì, e il suo medico di base stabilisce un appuntamento per venire qui a vaccinarsi. Allora dirò di più, io ho mandato quindi avete la possibilità di vaccinare 15.000 persone. Sì, la nostra popolazione assistenziale. Quindi in effetti 15.000 vaccinati che voi potete fare in quanto tempo? E quindi io ho stabilito che con due infermieri, due informatori, due addetti informatici e due medici io posso vaccinare intorno alle 10 persone all'ora. È successo che oramai c'è la caccia alla fragilità. La fascia di fragilità è questa, cioè tutti coloro che grosso modo entrano nelle patologie di broncopatia cronica medio grave, cardiopatia cronica medio grave, immunodepressione oncologica o autoimmunitaria, diabete mellito tipo 2 con due farmaci o diabete insulino dipendente, dovrebbero rientrare in questa categoria. Quindi allora sarebbe opportuno. Questi fragili, attenzione, noi medici di medicina generale li conosciamo bene, non abbiamo bisogno di mandarli in piattaforma. Se ci danno a noi la gestione, noi ce la dobbiamo cavare noi come abbiamo fatto per i vaccini. Io conosco bene che in semeiotica medica, se io ho uno che ha un'allergia, gli devo fare una reazione di sensibilità prima di inoculare il vaccino per vedere se è allergico o meno. So bene che se c'è uno fragile che ha problemi vascolari, gli devo fare dei sierologici di confronto prima di vaccinarlo. So bene che dopo vaccinati questi pazienti vanno trattati con scoagulanti o antistaminici a seconda dei vaccini che vengono utilizzati. Noi sappiamo bene tutte queste cose. Signori miei cari, i vaccini sono questi e daranno sempre queste problematiche, ma ci sono modi e profilassi da eseguire per poterli fare in sicurezza. Dateli a noi medici di base che sappiamo fare il nostro lavoro da tempo, vedrete che non avrete tutti questi rifiuti ai centri vaccinali o tutta la confusione, perché questa gente che ha fatto 4 ore di fila, parliamo di anziani che non escono da un anno a casa, che stanno assemblati con 200 persone nei centri vaccinali, arrivano là dopo 4 ore e tornano indietro perché sono fragili e non possono fare l'AstraZeneca. Allora, signori miei cari, bisogna essere chiari, bisogna dire le cose come sta. Quindi in effetti qui si sta dicendo che questi centri, questi AFT, possono esserci, sono, devono esserci. Che sono, diciamo così, che è una struttura capillare sul territorio. Certo. È una struttura che conosce le fragilità, certo, dei pazienti. Come tutti i medici. Come tutti i medici di base, e quindi che può evitare gli effetti collaterali, certo, del virus. Certo. Perché nel momento in cui io, medico di base, conosco i miei assistiti e so ognuno di loro quali sono le patologie che soffre, so indicare se possono essere vaccinati
con l'AstraZeneca, con Pfizer o con altro medicinale. Quindi appunto non allora, si evita. Noi dobbiamo... Perché questo Covid non finisce qua. Il problema è questo. Voi pensate che sia finito qua? Non finisce qua. Abbiamo una notizia buona e una cattiva. La notizia buona è che da conoscenze che ho, questo Covid non muta così velocemente come dicono alcuni virologi, ma ha una potenzialità di mutazione inferiore di ben 400 volte quello dell'influenza. Quindi questa è la notizia buona. La notizia cattiva è che comunque muta, perché tutti questi passaggi interpersonali determinano queste alterazioni. Quindi noi ci troveremo con questi ritardi di vaccinazione che stiamo avendo a somministrare vaccini che nel momento in cui sovvengono queste varianti non saranno più efficaci. È proprio così. Quindi verso un Covid-21. Una quarta fase, perché allora qua non ci vuole, nella pandemia come in guerra, non c'è bisogno del coraggio, bisogna usare razionalità e strategie, e il nemico va aggredito, e io per aggredire il nemico lo devo prima conoscere, e ci abbiamo avuto un anno e due mesi per conoscerlo. Adesso che l'abbiamo conosciuto, vogliamo mettere le armi in campo per fare quello che un generale deve fare quando viene chiamato a combattere un nemico di questa potenza che sta nell'aria? Questa è la differenza, questo virus sta nell'aria. Quindi già siamo in una fase, insomma, forse di Covid-21 a questo punto. Purtroppo sì. E quindi questa è la realtà, perché se noi sappiamo bene che anche gli stessi vaccinati possono reinfettarsi. In provincia di Milano ci sono stati 7 sanitari che sono stati di nuovo attaccati dal virus, la possibilità del virus. Questi vaccini sono per il Covid-19. Sì. Se già esiste un Covid-20 o addirittura prendo un Covid-21. Sì, ma questi non li chiamiamo 20 o 21, li chiamiamo varianti. Nel momento in cui si definisce variante, sì, anziché definire prende un Covid-20 o un Covid-21, prende, è la stessa cosa che succede per l'influenza. Cioè si sta facendo una politica di informazione sbagliata, errata. Ma è quello che ho detto prima. Allora, bisogna insistere che comunque, come per l'influenza, noi ogni anno dovremo adeguarci a questa novità. Non sarà come prima, questo è il problema. Non sarà come prima. Salve, siamo qui a San Giorgio a Cremano con il dottor Roberto Falbo. È bene che sia lui stesso a raccontarci dove ci troviamo. Buongiorno a tutti, sono il dottor Falbo Roberto, medico di medicina generale da oltre 40 anni e specialista in medicina del lavoro. Ci troviamo stamattina a San Giorgio a Cremano in via Manzoni 106, presso la sede unica della struttura AFT, Aggregazione Funzionale Territoriale, si chiama AFT2, distretto 54 ASL Napoli 3, che è stata strutturata da me e dagli altri colleghi per dare una serie di servizi alternativi alla cittadinanza. Ma qui dovreste vaccinare, oppure dovreste avere i vaccini e dovreste vaccinare? Cosa succede? Perché questi, insomma, sono 10 medici di base che afferiscono. Quindi il problema è, che lei mi ha detto, perché praticamente non si utilizzano i medici di base direttamente per vaccinare i campani, e anziché ricorrere praticamente a strutture, diciamo, polivaccinali, specialistiche e cose. Cioè, perché non si utilizzano, diciamo, le unità territoriali di base? Quindi dare 10 vaccini ad ogni medico al giorno e quindi praticamente, come dire, accelerare in questo modo la fase vaccinale, è vero?
è giusta la sua osservazione, il problema parte proprio da questo tipo di esigenza. Purtroppo ci sono delle strategie che vengono prese dagli organi competenti, politici e istituzionali sanitari sull'onda dell'emergenza, e posso rendermi conto, perché l'ho vissuta da più di un anno, e posso rendermi conto che è difficile fare delle scelte in prima istanza. Però davanti al proseguire di questo tipo di emergenza pandemica, noi abbiamo l'obbligo, soprattutto i sanitari con esperienza che stanno in prima linea, hanno l'obbligo di individuare e dare dei consigli a chi è proposto a fare della programmazione delle strategie di intervento. Il mio semplice ragionamento è un discorso di tipo aritmetico, quindi incontrovertibile. Se ci sono 42.000 medici di base in Italia, se noi diamo 10 vaccini, come ha detto lei, ai medici, abbiamo la possibilità di avere 420.000 vaccinazioni al giorno, cioè significa da soli rispondere ai famosi 500.000 vaccini segnalati dal capo della Protezione Civile. Il problema di fondo è questo, che questi poli vaccinali che sono stati creati hanno dalla loro sicuramente una questione, che è l'emergenzialità, che io condivido, però poi nel tempo devono essere esautorate da quello che può essere una programmazione reale, territoriale, perché con i numeri che abbiamo, e ora siamo già che sono passati un mese circa, in cui i sindaci territoriali con i vertici aziendali, i sindacati hanno organizzato queste strutture, i numeri danno dei numeri che sicuramente per vaccinare una popolazione come San Giorgio ci vorranno circa 2 anni. Allora la mia condizione è quella di dare un grido d'allarme su questa questione, perché se queste scelte vengono fatte per motivi che non sono di natura tecnico-scientifica, quindi che io non capisco e che non voglio capire, che quindi sottintendono interessi di parte o altro, a me questo non interessa, perché io ho sempre lavorato per portare avanti i diritti del cittadino e lo continuerò a fare finché avrò la forza. Dottore, allora sarebbe adesso opportuno cominciare ad entrare nella sua struttura per mostrare, diciamo così, anche le strutture proprio che vi consentono. Lei mi parlava insomma dei frigoriferi, certo, che per conservare qua, il vaccino so che dovrebbe essere conservato a meno 80 gradi centigradi. Allora, questo vale solo ed esclusivamente per Pfizer, per gli altri vaccini la cosa è diversa. La cosa quindi è diversa e viene utilizzata una cella frigo normale più il refrigeratore. Quelle che abbiamo noi a casa, anche? Anche quelli. Quindi la differenza è solo per Pfizer. Per Pfizer chiaramente bisogna utilizzare, bisogna conservare la linea frigo, e viene mantenuta in genere, quando adesso lo portano alle sedi della Protezione Civile, viene mantenuta dagli addetti della Protezione Civile e deve essere stoccata tutta la quantità di vaccino almeno nelle 5-6 ore dell'apertura dei pacchi dei vaccini, okay, perché c'è una termolabilità che ovviamente poi inficia. Ovviamente insomma è chiaro che il Pfizer, quindi come lei mi sta dicendo, non è possibile insomma essere inoculato dai medici di base, perché il medico di base non ha nel suo laboratorio un frigorifero che possa conservare il vaccino a meno 80 gradi centigradi. Quindi in effetti questa campagna di vaccinazione così capillare che lei descriveva è possibile soltanto per gli altri vaccini, mi pare di capire, ma non per il Pfizer. Cioè il Pfizer comunque resterebbe inoculare, il Pfizer resterebbe una prerogativa di centri più specializzati, formati apposta, insomma. Come le avevo detto, anche sui centri vaccinali, per esempio periferici, che stanno creando, non è che questi centri hanno questi frigoriferi da 20-25.000 euro, vengono presi dai frigoriferi ASL che hanno questa qualità e vengono trasferiti ai centri vaccinali. Quindi è un sistema di logistica che porta poi il quantitativo del Pfizer da gestire, da lavorare durante la giornata. Quindi un'altra domanda. Quindi
tutto questo ci sta, non è che praticamente che sti vaccini vengano a perdere d'efficacia perché le ASL non hanno la capacità poi di conservarli. Assolutamente no, questo è inoppugnabile perché la qualità del vaccino viene preservata da tutto quello che è la filiera del freddo che è stata istituita, sorvegliata e controllata. Va bene, allora adesso entriamo, se l'operatore ci segue, entriamo praticamente. Allora, come vediamo all'ingresso, noi abbiamo doppio ingresso, come previsto per qualunque tipo di, diciamo, di struttura ai sensi dell'articolo 36 della nostra convenzione. Quindi, avendo due ingressi, uno di entrata e uno di uscita, abbiamo il cosiddetto percorso bianco, previsto per la salvaguardia del contatto tra i pazienti. Benissimo, allora... Cosa che... Purtroppo dovrei verificare che avvenga sui polivaccini, sui centri vaccinali, perché sono venuto a conoscenza, eppure per televisione lo si vede, che c'è un'aggregazione esagerata. Ma scusate, voi avete comunque dei orari d'appuntamento ben precisi, un numero di, per evitare assembramenti all'esterno, è vero questo? Noi potremmo crearli tranquillamente, perché allora, data che noi dobbiamo partire da un dato di fondo, che la nostra è una struttura superiore ai 300 metri quadri, per cui può determinare un tipo di tranquillità logistica che magari in altri studi non può esserci. Dottor, oggi, fino ad oggi, quanti vaccini avete inoculato? Zero, perché non ne ho avuto neppure uno, perché il giorno... E quindi questa è la cosa... Dottor, un attimo, questa è la cosa, insomma, da denunciare, cioè in effetti che una AFT che potrebbe vaccinare a tutti gli effetti legalmente, secondo percorsi, e finora dall'inizio della pandemia, quindi siamo a più di un anno, esatto, sono da alcuni mesi in circolazione, perché noi... Da quanti mesi sono in circolazione? Ricordiamo bene che in Inghilterra è iniziata a ottobre, noi abbiamo iniziato a gennaio, quindi ci sta una bella differenza. Vabbè, comunque insomma gennaio, febbraio, marzo, adesso siamo al 17 d'aprile, se non vado errato, e quindi insomma da ben 3 mesi e 17 giorni che un centro vaccinale che potrebbe tranquillamente inoculare vaccini, da oggi in poi non ha inoculato, diciamo, nessun vaccino. Diciamo qualcosa di più specifico. Allora, io il giorno 16-1 ho mandato una PEC alla ASL di competenza richiedendo l'autorizzazione. Solertemente, dopo due giorni, il 18, mi hanno riscontrato dicendo che era tutto a posto, basta che c'erano questi presupposti. Ora, da allora, poi non ho saputo più nulla, perché hanno fatto una scelta diversa, sì. I responsabili ASL, cioè hanno stabilito di fare i famosi centri polifunzionali, certo. E questo è il ragionamento. Quindi dopo quanto tempo praticamente? Cioè, voi avete... 8-3, ho ricevuto l'ultima PEC da parte dei dirigenti dell'ASL che mi chiedevano la disponibilità di poter vaccinare e di poter organizzare le vaccinazioni domiciliari, che a tutt'oggi non sono state mai fatte, né sul territorio e che io sappia da nessuna parte. Quindi, faccia capire una cosa. Ci sta questi vaccini. Inizialmente sono stabiliti, diciamo così, questi grandi centri vaccinali. Le AFT, quando è che nascono? Nascono il mese di luglio del 2019, cioè si realizzano e si formalizzano a luglio del 2019, e sembra strano che proprio... Quindi, allora chiariamo questo, prima vengono le AFT e poi vengono, diciamo così, questi grandi centri, poi, però le AFT che già possono vaccinare, perché in effetti il Covid, noi in emergenza Covid stiamo già da marzo 2019. Noi abbiamo vaccinato per l'influenza
tutti i nostri ultra 65 anni in 45 giorni nei nostri studi, cioè in tutti gli studi di medicina generale, perché richiestoci come intervento speciale, e l'abbiamo fatto solo in 45 giorni. E per quanti avete vaccinato in 45 giorni? Almeno 400-500 persone. Almeno 400-500 persone. Quindi, insomma, ognuno di noi, attenzione. Quindi che cosa significa questo? Significa che all'epoca di questo che io racconto, noi abbiamo rischiato perché non eravamo né vaccinati noi, né vaccinati i nostri infermieri, i nostri. Oggi che abbiamo la copertura vaccinale, che ci è stata fatta, unica cosa veramente intelligente, perché abbiamo già lasciato 180 colleghi per strada, morti, deceduti per Covid, allora solo oggi noi riusciamo a ragionare con una sicurezza maggiore, perché inizialmente non avevamo manco i dispositivi, quindi parliamo di un'era diversa. Dottore, allora il percorso bianco inizia da qua. Inizia da qua. Inizia da qua. Un attimo, allora aspettiamo che entriamo. Renà, vieni, non ti preoccupare, poi faccio io gli spezzoni. Vai, vieni. Entra. Allora, come vediamo qua, noi abbiamo... Quindi allora, qui il vaccinando, colui che deve essere vaccinato, entra, sì. E compie praticamente questo percorso, sì. Quindi rispetta qua la distanza di sicurezza. Abbiamo 64 posti a sedere. 64. Chiaramente dipendono la metà, dipendono, esatto. 32. Certo. Ci sono 32 posti a sedere a distanza di un metro. A distanza di un metro. Noi qui abbiamo quindi l'attesa. Poi di qua si gira, qui abbiamo sei studi medici, poi qui abbiamo la uscita, ok? Ah, ecco, quindi in effetti viene in alto. Si entra da una parte e si esce dall'altra. Ah, quindi ecco qua, quindi in effetti questa è l'uscita per lo studio. Vieni sì. Qua, seguici. Lo faccio io. Sì. Prima dell'uscita ci abbiamo anche l'infermeria. Ah, benissimo, quindi prego Renato, vieni. Qui abbiamo l'infermeria in oleum come prevista la normativa, ci abbiamo lavandino, tutto secondo norma, rifiuti speciali, addirittura ci siamo inventati una cosa particolare, che è questo è un pannello di protezione per effettuare i tamponi in qualunque momento, in qualunque zona vogliamo farlo. Allora, dottor Falbo, quindi dicevamo che qui ci sono anche frigoriferi per conservare i vaccini, ma la cosa assurda è che fino adesso avete effettuato zero vaccini, perché... Zero vaccini vi sono arrivati, quindi ecco, quindi entriamo. Qui come previsto in porta chiusa con la serratura, ecco. E potete vedere che allora il frigo è qui in porta, a porte chiuse, ma vedete che apriamo il frigo ed è completamente vuoto, cioè questa è una struttura perché perché il frigo, in modo perché l'altro tipo di vaccino, il Moderna, che dovrebbe arrivare, viene messo nel congelatore giù, poi viene il posto. Allora, quindi abbiamo. Poi viene programmato per la. Ok, allora abbiamo che il Moderna che dovrebbe arrivare viene posto prima nel congelatore, poi viene passato nel frigo normale per essere utilizzato perché. E poi viene stoccato all'esterno e poi viene utilizzato per questo. Ma come vedete, questo frigo è praticamente che dovrebbe. Questo a che temperatura? Congelatore? Le temperature normali. Benissimo. Il Pfizer, ovviamente, il Moderna stiamo parlando, perché il Pfizer ha bisogno di frigoriferi molto più potenti, di frigoriferi che conservano il vaccino a meno 80 gradi, 80 gradi sotto zero, è vero. Ma il frigo è stato allocato in un vano
che è protetto dalla porta, quindi si chiude, sì, ed è anche una sicurezza per eventuali furti vaccinici. Benissimo, allora quindi notiamo che oltre a, al frigorifero che appunto non ha ancora vaccini perché non sono ancora arrivati, questo frigorifero praticamente è protetto, ebbene, da questa porta che la chiave è qui, chiudi, e quindi stiamo al riparo da tutti i possibili ed eventuali furti. Vabbè, insomma, praticamente chi vuole rubare, insomma, però, non si ferma davanti alla porta, però comunque le... è una norma di sicurezza prevista da, dai, diciamo, dal, da chi ha fatto queste segnalazioni, e quindi che è anche qui presente. Come è presente un banco hall dove possono esserci contemporaneamente seduti e operativi quattro amministrativi, quindi quindi questa, ripetiamo, questa è una struttura per accogliere, ci sono 64 posti a sedere, che però ne diventano 32 per attuare quella che è la distanza di sicurezza. Allora, qui entriamo nello studio del dottor Roberto Falbo. Prego. Prego, accomodatevi al mio studio, prego. Entra. Allora. Accomodatevi. Adesso, dottor Falbo, dovremmo parlare della... Con la mascherina siamo a 2 metri, bene, quindi ce lo possiamo permettere. Posso permettermelo anche? Sono vaccinato a 2 metri, sì. Bene. Allora, dottor Falbo, adesso dovremmo parlare della questione dei sindacati. Beh, più che una questione sindacale, io volevo sottolineare un passaggio. Come vi ho indicato prima, io avevo fatto una richiesta per avere questo vaccino profilassi presso il mio studio. Il 28/3 mi arriva la segnalazione di ulteriore richiesta di disponibilità, tutto ok. Però il problema è che quando si muove la macchina organizzativa sindacale, politica e istituzionale dell'ASL, si propende a utilizzare una scelta strategica alternativa a quelli degli studi medici di medicina generale, perché c'è una dichiarazione che ovviamente io qui agli atti, perché non mi permetto per abitudine di parlare senza avere documentazioni inerenti ai fatti, nella quale viene ad essere stabilito inadeguato gli studi di medicina generale, perché non rientrano negli standard previsti dall'articolo 36. L'articolo 36 di quale legge? Della nostro accordo nazionale e dell'AIR regionale. Questa situazione è vero è solo in minima parte, perché se noi abbiamo il mese di settembre 2019 stabilito che esistono le AFT ed esistono queste sede uniche, come dovrebbe essere la mia, anche le altre, queste sedi sono state istituzionalizzate per dare dei servizi alternativi ai cittadini, e ovviamente tra i servizi essenziali è rappresentata la vaccino profilassi, tant'è vero che noi da decenni facciamo le vaccinazioni antinfluenzali, l'abbiamo fatto pure l'anno scorso in modo abbastanza veloce ed efficace. E quindi sembra strana questa presa di posizione del sindacato. Quindi vorrei che qualcuno dei preposti a cui va la mia richiesta faccia dei controlli, perché se si stabilisce che non esistono queste sede uniche valide, e allora le AFT non esistono, allora è inutile sbandierare queste innovazioni territoriali se poi non hanno una loro reale realizzazione e incidenza. Dottor, allora, per esempio, io sono di Napoli, sì, voglio vaccinarmi qua, innanzitutto posso vaccinarmi qua o questa sede qua è, diciamo così, è... No, è una sede solo per gli assistiti afferenti ai medici che ne fanno parte. Quali sono i medici che ne sono fanno 10 parte? Medici di medicina generale. Che sono però di San Giorgio a Cremano. Sì. Quindi in effetti ovviamente no, a San Giorgio a Cremano quanti medici di base ha? Diciamo che non arriva a 40.
quindi in effetti sarebbe un quarto, quindi sarebbe il 25%. Ma io ho fatto i calcoli, sarebbero 15.000 abitanti. Sì, però in effetti se ci sono 40 medici e ne sono 10, stiamo a un quarto, quindi un quarto, il 25% della popolazione di San Giorgio a Cremano. Sì. Quindi il 25% della popolazione di San Giorgio a Cremano potrebbe tranquillamente essere vaccinata qui in questo centro, tranquillamente, quindi chi vuole vaccinarsi telefona al suo medico di base e il suo medico di base stabilisce un appuntamento per venire qui a vaccinarsi. Allora dirò di più, io ho mandato avete la possibilità di vaccinare 15.000 persone, sì, la nostra popolazione assistenziale, la nostra popolazione assistenziale escluso chiaramente dall'1 a 18 anni che non ci sono vaccini per quella fascia di età. Benissimo, quindi in effetti 15.000 vaccinati che voi potete fare in quanto tempo? Dipende da come ci si organizza, perché noi possiamo avere, avendo una struttura con più sedi, noi possiamo utilizzare più zone per la vaccinoprofilassi, non solo l'infermeria, quindi potremmo utilizzare anche un'altra stanza con un'altra equipe vaccinale. Il problema è soltanto su quello che è la strategia e la programmazione di intervento che si vuole fare. Purtroppo è sempre una scelta politica. Quindi, allora voi non avreste soltanto, ma in effetti serviranno questi 15.000 vaccini, ok? Quindi che voi conservate nel frigorifero che prende già abbiamo fatto. Poi diciamo così, questi 15.000 vaccini potete gestirli in 10 giorni, in 20 giorni. Gestire questi 25 vaccini per esaurire? Diciamo che io vi posso rispondere a questa domanda perché oltre a fare il medico di base sono anche medico del lavoro, per cui ho una programmazione di lavoro che in questo momento per esempio sto affrontando i piani vaccinali di Confindustria di Salerno perché devo vaccinare gli operatori di un'industria e quindi io ho stabilito che con due infermieri, due informatori, due addetti informatici e due medici io posso vaccinare intorno alle 10 persone all'ora. Teniamo presente che però noi tra un intervallo, tra un vaccino e l'altro dovrebbe intercorrere un intervallo di circa 15 minuti per l'individuazione di eventuali fenomeni allergizzanti o di ipersensibilità. Quindi quando parlo di queste cifre parlo di due unità, di due settori operativi che lavorano insieme. Benissimo. Okay. Che si possono avere tranquillamente. Però lo faccio tuttora come specialista del lavoro, mi pare strano che questo non si possa applicare su quello che è la sanità pubblica. Quindi 10 è credibile, 10 persone, 10 vaccinazioni allora. Qui non lo so, 8 ore, 10 ore, quello che sia, poi ci si organizza. Io però tengo a precisare una cosa, che queste cose che io sto dicendo stamattina le ho mandate anche all'unità di crisi, all'attenzione del dottor Italo Giulivo che è il presidente dell'unità di crisi, segnalando che questa situazione deve essere finalmente chiarita, perché in questi giorni noi siamo come medici di medicina di base stiamo sobbarcati da incombenze inimmaginabili, perché lei ha seguito bene per i social la questione AstraZeneca, ha seguito tutte queste vicende e situazioni. Bene, ora che cosa è successo? È successo che oramai c'è la caccia alla fragilità. Ok, quindi allora in effetti c'è stata questa caccia alla fascia di fragilità. Di fragilità è questa, cioè tutti coloro che grosso modo entrano nelle patologie di broncopatia cronica medio grave, cardiopatia cronica medio grave, immunodepressione oncologica o autoimmunitaria, diabete mellito tipo 2 con due farmaci o diabete insulino dipendente, dovrebbero rientrare in questa categoria. Quindi allora sarebbe opportuno. Questi fragili, attenzione, noi medici di medicina generale li conosciamo bene.
non abbiamo bisogno di mandarli in piattaforma. Se ci danno a noi la gestione, noi ce la dobbiamo cavare noi, come abbiamo fatto per i vaccini. Io conosco bene che in semeiotica medica, se io ho uno che ha un'allergia, gli devo fare una reazione di sensibilità prima di inoculare il vaccino per vedere se è allergico o meno. So bene che se c'è uno fragile che ha problemi vascolari, gli devo fare dei sierologici di confronto prima di vaccinarlo. So bene che dopo vaccinati questi pazienti vanno trattati con scoagulanti o antistaminici a seconda dei vaccini che vengono utilizzati. Noi sappiamo bene tutte queste cose, ma purtroppo non si dice agli italiani una cosa semplice. Signori miei cari, la differenza tra i vaccini è essenzialmente su due fronti. Uno, c'è il gruppo Pfizer-Moderna, che utilizza una proteina virale. L'altro gruppo, che è Johnson & Johnson e AstraZeneca, utilizza parte del virus. Quindi, come tutti i virus che vengono utilizzati al momento della vaccino profilassi possono creare focolai infettivi o complicazioni. Perché? Noi ricordiamo che io ho fatto il colera, la sincizziale, il terremoto, insomma una bella insomma, una vita di lavoro. Bravo. Allora, quando noi abbiamo utilizzato il Sabin inizialmente si faceva con delle goccine sulla zolletta di zucchero. Lì era. Non è per il colera il Sabin, se non mi sbaglio. No, per la polio. Ah, per la polio. E quindi inizialmente questo si faceva con delle particelle virali. Quindi in quel caso abbiamo avuto dei focolai di poliomielite, mentre poi quando si passò all'iniezione che usava la proteina, questo non si ebbe più. Quindi diciamo agli italiani le cose come stanno, una volta per tutte. AstraZeneca ha utilizzato un target di 18 ai 55 anni per il suo vaccino e lo studio è stato fatto su questo. Poi abbiamo valutato che, poiché adesso noi siamo in quarto livello quarto stadio di vaccino profilassi, perché il quarto stadio questa volta per avere i vaccini velocemente l'abbiamo saltato, abbiamo fatto un terzo stadio più veloce e più ampio, ma il quarto stadio adesso è stato valutato, che cosa? I 20 milioni di vaccini AstraZeneca fatti in Inghilterra, quelli che cosa hanno determinato? Hanno determinato come risultato un'immunità di gregge e hanno avuto 19 morti e 76 complicazioni. Ora, questa esperienza vaccinale ha convinto gli organi istituzionali, scientifici e politici che a questo punto AstraZeneca poteva essere anche utilizzata ultra sessantenni. Ma questa è la verità. Allora, agli italiani dobbiamo dire le cose come stanno. Signori miei cari, i vaccini sono questi e daranno sempre queste problematiche, ma ci sono modi e profilassi da eseguire per poterli fare in sicurezza. Dateli a noi medici di base, che sappiamo fare il nostro lavoro da tempo, vedrete che non avrete tutti questi rifiuti ai centri vaccinali o tutta la confusione, perché questa gente che ha fatto 4 ore di fila, parliamo di anziani che non escono da un anno a casa, che stanno assemblati con 200 persone nei centri vaccinati, arrivano là dopo 4 ore e tornano indietro perché sono fragili e non possono fare l'AstraZeneca. Allora, signori miei cari, bisogna essere chiari, bisogna dire le cose come sta. Quindi, in effetti, qui si sta dicendo che questi centri, questi AFT, possono esserci, devono esserci. Che sono, diciamo così, che è una struttura capillare sul territorio. Certo. È una struttura che conosce le fragilità, certo, dei pazienti. Come tutti i medici. Come tutti i medici di base, e quindi che può evitare gli effetti collaterali, certo, del virus. Certo. Perché nel momento in cui io, medico di base, conosco i miei assistiti e so ognuno di loro quali sono le patologie che soffre, so indicare se possono essere vaccinati con l'AstraZeneca, con Pfizer o con altro medicinale. Quindi, appunto, non allora, si evita. Noi dobbiamo partire da una situazione che sia condivisa.
noi non possiamo far pagare all'economia di questo paese delle scelte politiche scellerate e una cattiva organizzazione di tipo sanitario. Questo non è possibile, perché non è possibile ancora oggi dover regolarci nei confronti di un malato Covid secondo un DPCM di novembre del 2020 che dice: Covid positivo, attenzione per sorveglianza sanitaria e utilizzo di tachipirina. Noi medici di base avremmo fatto morire centinaia di persone se non l'avessimo aiutati farmacologicamente. Meno male che la Regione Campania nel mese di ottobre ha mandato e ha organizzato un protocollo terapeutico da seguire a seconda della fase di infezione Covid, a cui noi abbiamo già collaborato in precedenza con la nostra esperienza territoriale, perché purtroppo inizialmente non avevamo i DP, non avevamo vaccinazione effettuata a noi. Noi abbiamo rischiato di grosso, molti medici hanno chiuso lo studio e se ne sono scappati, molti non hanno risposto al telefono, i pazienti sono stati abbandonati e nessuno è stato a sentire quando io all'epoca a San Giorgio qui nel nostro paese abbiamo fatto una riunione col sindaco di San Giorgio, il vice sindaco di San Sebastiano e tutti i medici di medicina generale. E io dissi: signori miei cari, vi parlo per esperienza professionale privata, bisogna fare un'unità di crisi territoriale che veda presente il 118, i medici di base, le persone più professionalmente anche di tipo privato, virologi, epidemiologi territoriali, con i quali confrontarci e organizzare un sistema di prevenzione territoriale. Alla fine della discussione uscì fuori che bisognava seguire la linea FIMCE della chiamata telefonica e che nessuno di noi doveva andare a visitare il malato. Io l'ho visitato sempre, il mio studio è stato sempre aperto, sono stato sempre a disposizione dei miei assistiti, ho purtroppo avuto il primo morto a San Giorgio, un caro amico che abitava proprio in questo parco, e questa cosa, sapete quanto può pesare un'amicizia di 40 anni nei confronti di un proprio paziente, e mi ha toccato in modo particolare. Allora, tutte queste cose fanno parte del nostro bagaglio culturale e professionale. Approfittatene voi politici che non avete gli elementi per queste valutazioni, voi attualmente non avete elementi per poter fare delle fasce di priorità anche vaccinali. I Covid positivi non si vaccinano subito, i Covid positivi vanno con i sierologici che vanno a stabilire le quantizzazioni oltre che la qualità, possono essere vaccinati più tardi. Bisogna fare un piano di lavoro, un piano di intervento. Io lo faccio nell'attività privata, perché così si fa, si stabiliscono i fragili, si stabiliscono le varie di priorità. Invece che cosa abbiamo in questo periodo? A seconda della varia intuizione politica o dell'esigenza, chi ha vaccinato gli avvocati, chi ha vaccinato i carabinieri, chi ha vaccinato... Signori, non si fa così. Noi abbiamo contravvenuto a un articolo costituzionale. E l'articolo del 117 che dice, che è stato confermato da una sentenza di corte, che dice che per la pandemia l'unico responsabile è lo Stato, quindi nessun sindaco, nessun presidente, nessun pingopallino qualunque può intervenire con dei diktat che non sono dettati dallo Stato italiano. Allora, il mio appello è a Figliuolo, il responsabile della protezione civile, visto e considerato che il suo precedente è sotto inchiesta per una serie di procedure alquanto strane, e visto e considerato che il piano pandemico nazionale è sotto la luce dell'ingrandimento della procura di Bergamo, e visto e considerato che molti vertici istituzionali dovranno rispondere di acquisto per sommogenza di ventilatori non funzionanti e di quant'altro, allora, signori miei cari,
finiamolo con questa storia inutile sulle spalle del cittadino. Non ce la possiamo prendere col ristoratore, col cittadino che si sta adeguando e sta spendendo soldi per riaprire e per portare un pezzo di pane sul tavolo della sua casa. Non è corretto, stiamo creando una situazione di terrorismo di natura sanitaria che non può andare avanti oltre, perché non c'è stato mai nessuno che ha creato una strategia territoriale da poter effettuare. Perché? Perché gli ospedali sono stracolmi? Ma perché il territorio non fa da barriera. Non facendo da barriera il territorio, tutto va a finire all'ospedale. E quindi chiaramente gli ospedali... Diciamo che molti ospedali sono stati chiusi comunque dalle precedenti amministrazioni regionali. Ma ha ragione De Luca che la nostra regione è stata sottostimata come fondi, è stata ghettizzata come regione particolarmente spendacciona, e quindi non sono arrivati. Addirittura abbiamo dei fondi inferiori ad altre regioni molto, molto più piccole. Allora, tutto questo perché? Perché io vorrei che finalmente, a conclusione di questa nostra chiacchierata, venga fuori una sola verità. Noi medici di medicina generale possiamo fare il nostro dovere, devono darci la possibilità di farlo e la fiducia di farlo. Ok. Allora, dottore, adesso voglio farle una domanda. Di questi 15.000 assistiti che il vostro centro, la FP, dovrebbe vaccinare, quanti ne sono stati vaccinati fino adesso? Cioè, non li avete vaccinati voi, ma quanti ne sono stati vaccinati? Non lo sappiamo, perché non abbiamo nessuna comunicazione da parte del centro vaccinale su queste che sono queste percentuali, perché queste percentuali vengono trasmesse all'organo centrale di controllo, ecco, ma non al medico, ecco, che afferisce. Ecco, ma ognuno di noi praticamente ha una tessera sanitaria, sì, fantascientifica con il chip sopra, quindi sì. In effetti la tessera sanitaria con il codice fiscale dovrebbe darmi tutte le informazioni, cioè se io mi vaccino dovrebbe essere stato registrato su questo, sul mio codice fiscale. Non è così. Ah, non è così. No. Quindi non è così. Quindi in effetti io vado. Io sono un vaccinato. Vi faccio vedere qual è la mia registrazione. La mia registrazione è un foglietto che mi viene dato dal centro vaccinale della prima e della seconda somministrazione, e finisce qua la storia. Io non ho nessuna registrazione telematica o informatica. E quindi allora che cosa serve la tessera sanitaria con il chip sopra, con questa tecnologia informatica multimediale digitalizzata, se non registra e se non mette la possibilità a tutti i centri medici di sapere se io sono stato vaccinato o non sono stato vaccinato? Non mi faccio questa domanda, se no devo rispondere come rispondeva un famoso politico italiano, che a pensar male ci si azzecca. Si fa peccato però. Ci azzecca. Perché non ho risposte in merito su questa questione. Vi posso dire addirittura che a livello informatico siamo andati in tilt nel periodo clou del Covid, perché per normativa ogni Covid positivo ha un protocollo d'ingresso. Quando viene fatto il tampone negativo, chiaramente il soggetto dovrebbe essere cancellato dalla piattaforma dei positivi, e quindi dovrebbe essere fatta la registrazione dalle ASL di fine isolamento Covid, che permetterebbe la possibilità di rientro in servizio, perché ha ragione il sindacato in questo caso. Il medico di medicina generale non ha nessuna competenza medico-legale per farla rientrare in servizio. Invece a me è capitato che i miei assistiti si sono trovati a Roma, a Firenze, in alberghi per lavoro, e sono stati fermati dalla polizia e li stavano arrestando. Perché? Perché mancava la certificazione di isolamento dell'ASL. Che potrebbe, con le nuove tecnologie informatiche digitali,
potrebbe essere fatto in tempo reale. Purtroppo, e invece non accade. Purtroppo io capisco che tutti abbiamo le vesce. Cioè nel senso che abbiamo delle tecnologie che ci avanzate, avanzatissime, di fare determinate cose e queste cose non vengono fatte. Ma io vorrei sfidare sul territorio a darmi una mappatura, come faccio per le industrie, a darmi una mappatura dei positivi, dei cluster dove sono avvenuti, per lo studio epidemiologico. Queste sono le cose che devono essere fatte sui territori, se si vuole andare avanti, perché questo Covid non finisce qua. Il problema è questo. Voi pensate che sia finito qua? Non finisce qua. Abbiamo una notizia buona e una cattiva. La notizia buona è che da conoscenze che ho, questo Covid non muta così velocemente come dicono alcuni virologi, ma ha una potenzialità di mutazione inferiore di ben 400 volte quello dell'influenza. Quindi questa è la notizia buona. La notizia cattiva è che comunque muta, perché tutti questi passaggi interpersonali determinano queste alterazioni. Quindi noi ci troveremo con questi ritardi di vaccinazione che stiamo avendo a somministrare vaccini che nel momento in cui sovvengono queste varianti non saranno più efficaci. È proprio così. E io una volta tanto devo spezzare una lancia a favore di un nostro collega napoletano che è il professor Ascirto, che col suo gruppo in laboratorio sta lavorando a un vaccino con quattro possibilità di varianti, che sarà un'alternativa importantissima futura. Spero che qualcuno accenda l'alert su questa vicenda, perché non vorrei che facessimo la stessa cosa di AstraZeneca, che per 20 milioni di euro non abbiamo manco il brevetto di AstraZeneca. Allora, signori miei cari, finitela di fare cose incongrue. Non aspettiamo giugno solo per avere i soldi della Comunità Europea. Cerchiamo di fare le cose giuste al momento giusto, e la cosa più giusta che deve fare il ministro Speranza in questo momento è una: deve spiegare ai cittadini perché non è mutuabile i test sierologici qualitativi e quantitativi, e perché non sono mutuabili i test antigenici e molecolari Covid-19. Com'è possibile che in un momento di guerra noi alla popolazione e ai medici che sono chiamati a combattere non date degli strumenti diagnostici da poter utilizzare, e poi mi date lo strumento della mutualità del toxoplasma, del citomegalovirus? Ma a chi volete prendere in giro? A che mi serve a me il citoplasma, eccetera, in questo momento? Dottore, ma il Covid-19 è ancora operante oppure stiamo già in un Covid-20? Sicuramente sì. Purtroppo è così. E devo dirvi che siamo verso forse una quarta fase. Quindi verso un Covid-21? Una quarta fase, perché purtroppo non si è reso conto che queste cose non devono essere improvvisate. Allora, qua non ci vuole, nella pandemia come in guerra, non c'è bisogno del coraggio, bisogna usare razionalità e strategie. E il nemico va aggredito, e io per aggredire il nemico lo devo prima conoscere, e ci abbiamo avuto un anno e due mesi per conoscerlo. Adesso che l'abbiamo conosciuto, vogliamo mettere le armi in campo per fare quello che un generale deve fare quando viene chiamato a combattere un nemico di questa potenza che sta nell'aria? Questa è la differenza. Questo virus sta nell'aria. Quindi già siamo in una fase, insomma, forse di Covid-21 a questo punto. Purtroppo sì. Quindi, insomma, quello che ci tranquillizza è che sono due le cose che ci tranquillizzano in questa fase, secondo me. Uno, che tutto il comparto sanitario che rischiava la morte è stato salvaguardato almeno da un'immunità di gregge, che per rendere obbligatorio la vaccinoprofilassi nei comparti sanitari c'è stato bisogno di una sentenza di un tribunale, perché altrimenti non si rendeva obbligatorio. Avremmo avuto altri episodi come l'RSA di Fiano,
che ha avuto 7-8 morti perché c'erano i Novax in quella struttura. 7-8 morti tra il personale sanitario, certo, sta parlando, e anche personale degente a Fiano. E quindi questa è la realtà, perché se noi sappiamo bene che anche gli stessi vaccinati possono reinfettarsi. In provincia di Milano ci sono stati 7 sanitari che sono stati di nuovo attaccati dal virus, la possibilità del virus. Questo ci dice una cosa essenziale. Noi dobbiamo arrivare a un'immunità di gregge. Che ci serve questa immunità di gregge? Ci serve a salvaguardare la popolazione a più alto rischio. Quindi noi avremo meno unità intensive, meno gravità di emergenze cliniche, ma sicuramente i contagi li avremo. Sì, però questi vaccini sono per il Covid-19. Sì. Se già esiste un Covid-20 o addirittura prendo un Covid-21. Sì, ma questi non li chiamiamo 20 o 21, li chiamiamo varianti, per capirci. Ah, ecco, quindi però allora c'è stato. Perché il ceppo è sempre lo stesso. Però comunque insomma non è più. Se già è un Covid-20 o un Covid-21, a questo punto insomma prende qualcosa di autonomo rispetto al Covid-19. Noi abbiamo a che fare con è un virus, un nucleotide che ha 300.000 particelle, è un virus enorme. Sì, però nel momento in cui si definisce variante, sì, anziché definire praticamente un Covid-20 o un Covid-21, si sta facendo una politica di informazione sbagliata, errata. Ma è quello che ho detto prima. Allora, spiegate alla popolazione che l'AstraZeneca è compatibile con l'immunità di gregge, che però chi fa AstraZeneca e Johnson & Johnson deve essere tutelato con delle procedure di prevenzione e con delle procedure di assistenza dopo, e che quindi non devono essere negate queste vaccinazioni. Però bisogna insistere che comunque, come per l'influenza, noi ogni anno dovremo adeguarci a questa novità. Non sarà come prima, questo è il problema, non sarà come prima. E allora dobbiamo stabilire tutti insieme, rimbocchiamoci le maniche, non facciamo polemica tra le parti, perché io ho un'età che la polemica non la tollera più, divento intollerante, e quindi facciamo quello che si deve fare, che l'esperienza professionale, tecnica e politica ci ha dato da fare. Questo è il mio appello, e non incominciamo a fare interessi di parte, i giochi, vi ripeto, di politici. Siamo in un governo di maggioranza trasversale ed è giusto che però dica una parola a favore dell'opposizione. L'unico che non è stato previsto come settore che sta di intervento, che era importantissimo, è il settore della logistica. Il settore della movimentazione, ferroviario, bus e quant'altro, è un settore che non ha avuto un intervento serio. E questo è un settore che, se oggi apriamo scuole, apriamo attività, siamo in zona arancione, deve essere preso in carico da tutti coloro che devono fare prevenzione. Noi abbiamo delle vecchie figure, io mi ricordo ancora, il bigliettaio del pullman, il fattorino e il controllore del treno. Signori, sono figure che devono essere riabilitate e riorganizzate sulla logistica, perché altrimenti non avremo possibilità di controllo. E non è che ci vuole l'acqua, cioè non ci vuole la scienza per fare questo, ci vuole l'esperienza comune.
Ma non è possibile che compriamo i banchi e le sedoline con le rotelle per fare i tozzi tozzi nella scuola ai bambini, e non so quanto abbiamo speso per 15 giorni di apertura. Inutili completamente, diciamo. E non pensiamo a quello che c'è prima, c'è l'assembramento, il coinvolgimento del rapido contagio da un metro. Perché, allora, io nelle industrie ho quotidianamente gli RSPP che mi inviano i positivi e le filiere dei contatti positivi a 2 metri, a 1 metro, 15 minuti, 20 minuti e quant'altro. Noi in base a questo stabiliamo delle procedure, e quando abbiamo dei cluster abbiamo anche individuato delle procedure che sono anche gli antigenici rapidi da fare ogni giorno per settimane prima di venire a lavorare, che hanno individuato le criticità lavorative che ci stanno. I mezzi ci sono, bisogna avere le competenze per fare queste cose. Vabbè, dottore, la fermo qui perché adesso praticamente abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Ho detto troppo. Allora, salutiamo il dottor Roberto Falbo e... Io ringrazio tutti per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi, resto a vostra disposizione per chiarimenti e o eventuali riscontri contraddittori che possono essere richiesti.